Grazie Cristina. Io parlo dell'America Latina. In America Latina stiamo vivendo una guerra contro i popoli. Questo è la prima considerazione. Quelli popoli, tutti, nelle zone rurali, anche nella città. È un attacco diretto contro la vita, contro i territori, anche contro i quartieri popolari della città, perché siamo in un processo di costruzione di narco-stato. Lo stato è cambiato. Siamo in un periodo dove i gruppi paramilitari creati per lo Stato, con alleanza con il narco, siano la sostituzione dello Stato in parte importante della realtà, in Messico, in Centro America, in Colombia, in Brasile. La tendenza principale è andare per un narco-stato, narco-paramilitare. In questa situazione dobbiamo capire che quelle che prima erano società integrate, più o meno integrate, ora sono società in cui una parte della popolazione rimane, deve essere controllata con le armi o sterminata. Perché? Perché lo strativismo lascia per fuori della vita, della riproduzione normale, a una parte, probabilmente circa la metà della popolazione in alcuni paesi. L'unica possibilità per costruire un noi è farlo in difesa della vita, in resistenza alla politica di morte del capitale e dello Stato. Questo è quello che stanno facendo nelle città, nella Colombia, in Cile, in Ecuador. Ma per costruire un noi bisogna fuggire dall'istituzione, dallo Stato, dalla rappresentanza. Nell'America Latina, questo non è una linea politica per tutto il mondo. Fuggire dall'istituzione, dello Stato, dalla rappresentanza. Perché? Perché lo Stato è un strumento de morte. L'unica relazione con lo Stato del giovane De Cali è con la polizia che attua come gruppo d'esterminio. La seconda questione, che le parole chiave sono per noi resistenza, comunità e creazione dello nuovo. Questa è la storia dei movimenti indigeni, ma anche dei movimenti femministi. Perché le donne costruire gruppi di donne? Perché è la forma di avere sicurezza, di avere confidenza con gli altri e di sopravvivere come collettivo. E la creazione dello nuovo è creazione di gruppi comunitari. Dobbiamo imparare da quello che stanno facendo i popoli indigeni, afro e le donne, per sopravvivere. La soluzione non verrà da specialisti, da accademici, ma dall'azione collettiva, questo è lo normale. Una delle chiavi è non dipendere da nessuno, ma dalle forze stesse, anche se sono poche o sembrano insignificanti, pochi ma forti. Devo dire che negli spazi dei movimenti, nell'America Latina, c'è
c'è machismo, maschismo e patriarcato. E questa è una questione importantissima. Perché? Perché una parte del lavoro di costruzione è un lavoro indietro. La cosa interessante è che in alcuni casi, questi problemi del patriarcato, della violenza contro le donne, si risolvono attraverso il dialogo, non con confrontazione più violenta. In alcuni casi non c'è altra soluzione che separare l'aggressore in modo che la comunità continui a esistere. Ma questo è importante, perché se l'aggressore è denunciato alla polizia, questo non è soluzione per noi. La comunità deve lavorare la soluzione delle contraddizioni dei bambini e delle persone anziane, degli uomini e donne, tutte le contraddizioni. Dobbiamo soluzionare entro noi. Questo è parte del cammino per cambiare il mondo. Penso finalmente che i cambiamenti della società, del mondo, verranno da ciò che chiamiamo margini. Come succedeva durante la lotta operaia degli anni 60 e 70, dove il ruolo centrale non era dei partiti o dei sindacati, mai dei lavoratori senza specializzazione, del semplice lavoratori, ora i cambiamenti arriveranno anche dal basso, dell'alleanza tra i poveri della città, del campo, della zona rurale, gli esclusi, i carcerati, e le violati, le persone che stanno in situazione più peggiore, no? La situazione con maggiore difficoltà. La soluzione non arriverà del centro e del mezzo e dell'alto, solo dei margini. Grazie.